Elezioni europee dell'8 e 9 giugno, abbiamo sentito il candidato per la circoscrizione sud, Pier Nicola Pedicini, di Pace, Terra e Dignità. In che ruolo possono avere la Basilicata e il Mezzogiorno? L'Europa attenziona particolarmente il Sud Italia e all'interno del Sud Italia le realtà come quelle della Basilicata, con la politica di coesione che però viene puntualmente disattesa dai nostri governi. Noi dobbiamo ridurre il divario tra il Mezzogiorno d'Italia e il resto d'Europa, e questo è un compito che spetta non soltanto all'Europa ma anche all'Italia. Abbiamo una visione che europea del Mezzogiorno, che riveste un ruolo importantissimo non soltanto dal punto di vista geografico, perché stando al centro del Mediterraneo la sua importanza in questo momento è davvero fondamentale, ma anche perché noi abbiamo un ruolo di sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, ma quindi anche nell'interesse europeo, che rimane una grande battaglia per l'intera Unione Europea. Dovunque si è ridotto il divario territoriale, guardiamo per esempio, pensiamo alla Germania, solo in Italia purtroppo questo divario rimane inalterato. Quali i valori europei a cui ispirarsi? Ma in questo momento certamente l'Unione Europea deve trovare un senso nel rispettare i trattati istitutivi, e cioè quelli che impongono di trovare un percorso di pace, di fare in modo che l'Unione Europea svolga un ruolo terzo nelle controversie internazionali, tanto in Ucraina quanto in Palestina quanto altrove nel mondo. Questo è un punto fondamentale per le nuove elezioni ed è importantissimo soprattutto per noi meridionali, perché il prezzo di queste scelte scellerate le paghiamo soprattutto noi meridionali. Nel momento in cui si definanziano ad esempio il PNRR, si definanziano le risorse che andrebbero al sud, ai comuni, alle amministrazioni comunali, agli enti attuatori, che vengono privati delle proprie risorse per alimentare l'industria della guerra, l'industria delle armi, ma soprattutto è anche peggio con l'inflazione che aumenta per queste scelte scellerate, che è un'inflazione con una tassa ingiustissima che pagano soprattutto i territori più deboli. Quali le altre priorità su cui intervenire? Ma in questo momento non si può non guardare al futuro del nostro pianeta, e quindi abbandonare definitivamente le fonti fossili, guardare al futuro del nostro pianeta per guardare al futuro nei nostri figli. Non possiamo lasciare un pianeta che va ancora nella direzione dello sfruttamento delle fonti fossili quando energia ce n'è a volontà. Non si può non guardare alla risoluzione del tema della migrazione, che è davvero molto molto importante, ma si fa anche avendo un approccio diverso di cooperazione con l'Africa. Questi grandi temi sono fondamentali per l'Europa e per il Sud.